ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi video molto importante e delicato. Guardatelo fino alla fine, mi raccomando, e se volete potete anche condividerlo con parenti e amici, perché tratterò un argomento che purtroppo se ne parla veramente troppo poco, sia qui sui social che in TV, e sinceramente non capisco nemmeno il motivo, anche perché noi tutti siamo responsabili di quello che vi farò vedere. Praticamente vi parlerò delle 6 discariche più grandi e allucinanti del mondo. Preparatevi un video molto forte che spero vi farà pensare o addirittura cambiare un po' il vostro stile di vita. Di una discarica che si trova in Kuwait. Qui c'è la discarica di pneumatici più grande del mondo, contiene circa 7 milioni di pneumatici. Le gomme di cui sono costituite sono progettate ovviamente con un'elevata resistenza e per avere una lunga durata. Proprio per questo, quando diventano un rifiuto, sono scarsamente biodegradabili. I rischi maggiori sono il ristagno di acqua e la combustione. Anche se sono progettati per resistere alle alte temperature, i livelli di calore raggiunti in questa zona desertica raggiungono addirittura i 53 gradi e aumentano la propagazione di incendi. Infatti in questa discarica si sono verificati 2 eventi gravi, uno nel 2012 e uno nel 2020, causando seri danni a livelli di inquinamento, rilasciando nell'ambiente grandi quantità di metalli pesanti. Le colonne di fumo tossico erano visibili da diversi chilometri di distanza, un vero e proprio disastro ambientale di vasta portata. Voglio parlare della più grande isola di plastica del mondo. È un vero e proprio continente galleggiante. È chiamata anche isola orientale di immondizia o vortice di pattume del Pacifico. È situata al largo dell'Oceano Pacifico tra la California e le Hawaii. Questa discarica galleggiante si stima che abbia un'estensione, ascoltate bene perché è fuori di testa, dai 700.000 ai 10 milioni di chilometri quadrati. È assurdo, veramente assurdo, e contiene circa 4 milioni di tonnellate di rifiuti plastici. Ha iniziato a formarsi intorno agli anni 80 a causa dell'azione della corrente oceanica chiamata vortice subtropicale del Nord Pacifico, dotato di un movimento a spirale in senso orario che permette ai rifiuti di aggregarsi tra di loro. Ma il problema non è solo l'accumulo, ma anche il fatto che questi trilioni di frammenti piccolissimi di microplastiche vanno a mescolarsi con il plancton, con il risultato che i pesci se ne
cibano ovviamente, infatti si stima che il 40% dei pesci ha ingerito queste microplastiche e noi poi ci mangiamo il pesce, quindi praticamente ci mangiamo anche la plastica. E in più diverse migliaia di animali marini muoiono proprio a causa dell'ingestione di queste microplastiche. Tra l'altro ce ne sono 7 di isole di spazzatura sparse per tutto il mondo, una anche qua in Italia che si trova tra l'isola d'Elba e la Corsica. Vicino proprio alla capitale si trova la discarica più grande del mondo di rifiuti elettronici. Qui ogni anno vengono portati 40.000 tonnellate di rifiuti elettronici di ogni tipo, provenienti dai paesi più industrializzati. I materiali spesso vengono anche importati illegalmente proprio perché sono difficili da smaltire. E questo comporta anche dei costi molto elevati. Qui non esistono impianti di riciclaggio. Per lo smaltimento viene utilizzato il metodo della combustione. Infatti vengono bruciati per eliminare la plastica, proprio per ricavare del ferro, dell'alluminio e degli altri materiali, proprio per guadagnarci qualcosa. Ma questo provoca un grosso inquinamento dell'ambiente dovuto ai fumi liberati dai roghi pieni di sostanze velenose e nocive come il piombo, l'arsenico, il mercurio. I veleni finiscono anche nel fiume contaminando i pesci. La situazione è resa ancora peggiore dal fatto che i terreni che circondano la discarica sono utilizzati proprio come insediamenti abitativi e per il pascolo del bestiame e dell'allevamento. È proprio un desolante paesaggio dove lavorano giovani e bambini senza alcuna protezione. Si stima che siano più di 70.000 persone avvolte da queste nubi tossiche. Nel deserto dell'Atacama esiste la discarica del Fast Fashion. Praticamente qui giacciono abbandonati ben 40.000 tonnellate di vestiti. I camion pieni di merce per nulla controllata arrivano ogni giorno e l'abbigliamento sintetico o trattato con sostanze chimiche può impiegare anche 200 anni per biodegradarsi ed è tossico come gli pneumatici o le materie plastiche. In più contribuiscono anche ad inquinare il sottosuolo e le sorgenti acquifere. Pensate che ogni anno vengono rilasciate nei mari 500.000 tonnellate di microfibre, equivalenti a 50 miliardi di bottiglie di plastica. Questa grande massa di abiti buttati uno sull'altro ogni tanto prende anche fuoco e roghi sospetti, producendo fumi tossici che vengono respirati dalle tante persone che frugano dei rifiuti in ricerca di qualcosa di ancora mettibile. Adesso vi voglio parlare di due tra le tantissime discariche di rifiuti generici che esistono al mondo, perché veramente sono tantissime. Ho deciso di parlarvi di queste due, una che si trova vicinissima a Nairobi in Kenya.
desolazione, oltre 2,5 km quadrati di terreno ricoperti di scarti e rifiuti, dove lavorano più di 10.000 persone e 6.000 bambini, che per circa 50 centesimi al giorno recuperano materiali ancora riciclabili e vendibili. Lavorano mani nude, scalzi, su distese di pattume fumante e maleodorante, che ogni tanto viene anche bruciato producendo diossina. Ogni giorno vengono versati in discarica 850 tonnellate di rifiuti per un volume di 27 milioni di tonnellate. A Jakarta esiste la più grande discarica a cielo aperto del sud-est asiatico, un immenso paesaggio di 120 ettari di rifiuti puzzolenti e tossici. Qui arrivano 7.000 tonnellate di immondizia al giorno, ha raggiunto un volume di 40 milioni di tonnellate e un'altezza fino a 40 metri, cioè terrificante. Qui lavorano e vivono al suo interno, perché proprio ci vivono, 2.000 famiglie. Viene raccolto ogni tipo di materiale, sia per la costruzione delle loro baraccopoli, sia per essere venduto, e addirittura recuperano cibo per mangiare. I raccoglitori si arrampicano proprio su queste montagne di spazzatura, rischiando anche di cadere su oggetti taglienti o di venire travolta dai rifiuti. Vi chiederete perché hai deciso di fare un video del genere, cioè completamente diverso dai video che faccio di solito. Secondo me le persone, me compresa, perché veramente non ero a conoscenza di queste cose, sono rimasta veramente traumatizzata quando l'ho scoperto, non sono a conoscenza di queste situazioni così catastrofiche. Secondo me essere informati e conoscere è il primo passo per migliorare, e speriamo in futuro di riuscire piano piano a risolvere questo problema veramente gigantesco dell'inquinamento mondiale. Noi tutti siamo vittima del consumismo e non sfruttiamo gli oggetti al massimo. Prima di gettare qualsiasi cosa, dobbiamo pensare che può avere una seconda vita. Infatti esistono anche tantissimi siti app dove si può vendere gli oggetti in seconda mano, insomma, che non utilizziamo più, o acquistarli comunque anche a un buon prezzo. E ovviamente è sempre meglio acquistare prodotti biodegradabili o comunque sprecare meno possibile, riciclare, riflettere sul futuro che vogliamo sia noi che comunque le nuove generazioni, insomma. Tutto questo schifo purtroppo siamo stati anche noi responsabili nel crearlo, quindi anche tutte queste persone che sopravvivono, perché lì non è vita, in mezzo a questa spazzatura, purtroppo è anche colpa nostra. Spero che questo video vi sia, diciamo, piaciuto, che vi abbia fatto un attimino riflettere, e se volete mettete un mi piace, come vi ho detto all'inizio, anche di condividerlo se volete, e ci vediamo al prossimo video. Comunque, se vi piace anche che tratto questi argomenti diverso dal solito, mettete un mi piace e scrivetemelo qui sotto nei commenti, o se conoscete comunque delle altre discariche, degli altri ambienti di questo tipo. Ok, alla prossima, ciao.